nessuna presa di posizione chiara sull'ineleggibilità di Silvio Berlusconi e sul conflitto di interessi. Non daremo dunque la nostra fiducia perché essa impegna chi la concede ben più di chi la raccoglie. La nostra proposta di metodo non è stata accolta. Ora ci confronteremo sui contenuti e su questi, malgrado tutto, ci troverà sempre responsabili per il valore che diamo a questo termine. Due punti su tutti ci permettiamo di imporre alla sua attenzione.